Bene, signore e signori, buongiorno dal CSB Lucky Club di Calangianus. Siamo al compimento di questa manifestazione internazionale continentale che ha visto di fronte 32 atleti di 13 nazioni, e qui abbiamo la prova biliardo di Massimo Caria un po' prima dell'incontro della prima semifinale tra appunto Massimo e Alessandro Mascia. Ho qualche piccolo problema nella visione. Si è bloccato un attimo. No. Ok, probabilmente forse nel mio monitor. L'audio mi sembra perfetto. Ho qui accanto a me il dirigente della CEB, Luca Marzio Garavaglia, la CEB, la Confederation European. Of Billiard. Ok. A posto, annuncio che sono ripartite anche le immagini. Va bene, ripeto i saluti comunque iniziali, le premesse di rito. Benvenuti al compimento di questa manifestazione importantissima, e userei anche un termine colorito, sì, colorito nel senso che abbraccia una serie di nazioni, 13 esattamente, d'Europa, questo torneo internazionale. E accanto a me ho il dirigente della CEB, Luca Marzio Garavaglia. Fra un po' vi saluterà anche in inglese con le dovute precisazioni, eccetera eccetera. Allora, la CEB, Confederation European of Billiard, e poi dobbiamo anche ringraziare gli sponsor tecnici per quanto riguarda le biglie Aramit e per i panni Ivan Simonis. Detto questo, io darei subito la parola a Luca prima di iniziare il commento tecnico in questa sfida che è la prima semifinale. Vedrà di fronte Alessandro Mascia, portacolori della Sardegna, italiano naturalmente, e Caria Massimo, italiano sotto l'egida dei campionissimi d'Italia. Luca, a te la parola. Grazie mille Odino. A breve inizierà la partita, vedo di essere il più stringato possibile. I ringraziamenti li hai fatti tutti tu. La CEB poi ringrazia ovviamente sia il Lucky Club che il comune di Calangianus, la Federazione Italiana di Biliardo Sportivo e ambedue gli sponsor, quindi sia Simonis che Aramit, e siamo molto contenti di come è andata la manifestazione. Oggi penso che faremo fare sicuramente due parole anche a Stefano Gibertoni, vicepresidente vicario della Fibis, e a Paolo Scaramuzzi, che è la persona che è riuscita poi a convogliare tutti questi atleti qui con grande sforzo ma con grande soddisfazione da parte di tutti. C'è stato grande divertimento, abbiamo avuto modo anche di fare quattro chiacchiere tra tutti per quello che riguarda il futuro del biliardo in Europa. Sono tutti su una ottima lunghezza d'onda, finalmente direi, insomma la partecipazione anche nelle discussioni è sempre positiva e il coinvolgimento è grande. Faccio un piccolo preambolo in inglese e poi vi lascio la telecronaca di questa partita tra Massimo Caria e Alessandro Mascia. Credo che sarà una partita molto interessante. Per quello che conosco io i giocatori, Alessandro qui ha sempre fatto molto bene, gioca tra virgolette in casa nella sua regione, nelle manifestazioni locali. Ha sempre dato filo da torcere a quasi tutti i giocatori di categoria superiore, spesso vincendo con delle ottime prestazioni, e quindi Caria, che insomma è uno dei giocatori più esperti, più tecnici e più tattici di questo gioco, gli darà sicuramente filo da torcere. Quindi buon divertimento. I thank you all the people which is already connected within the Billiard channel, and I would like also to thank the club here, the Lucky Club of Calangianus, and all the staff that has been made possible this tournament. You can connect to Billiard channel, which is the Italian Fibis channel on YouTube, to see also the second semi-final at 5:30 and also the final at 7 p.m. of course. I will just thank again all the players that came here to play this amazing tournament. It will be the first one. We've already played 3 tournaments of 5 pins in the last couple of months, so the idea of the CIB is to involve more players and more countries. It will be mandatory for us. There will be also our 5-pin commission working to improve all the possible things to expand this number of players. And now enjoy this amazing match between Alessandro Mascia, which is a local player but a very strong local player, Sardinian, Italian of course, and Massimo Caria, pro player, where you can enjoy especially the tactic part of the game. It's one of the masters, as we can say, of the knowledge of what you have to shot in during the game, not only about technique, which is maybe something that you can easily learn, quite easily learn from the 5 pins, but the tactic part of the game makes a lot of difference. So enjoy the game. Thank you, Odino. Bellissimo, mi piace assai questo tocco di internazionalità. Grazie Luca, grazie. Molto gentile, grazie mille. Luca, che torno a dirvi è un dirigente della Confederation European of Billiard, la CEB in buona sostanza, e lo ringrazio davvero. Stiamo seguendo le prove tecniche per quanto riguarda le eventuali geometrie, se sono cambiate in questi giorni, anche perché il biliardo, specialmente il panno, è soggetto molto delicato, e qui a Calangianus il cielo ha pianto praticamente fino a poco tempo fa. Io ero seduto fuori e con la mia fantasia così pensavo, magari è dispiaciuto pure lui di essere arrivati a questo, al compimento, all'epilogo di questo torneo meraviglioso organizzato dalla sala dove io sono iscritto, dal Lucky Club di Calangianus, nelle persone di Paolo Scaramuzzi, la presidentessa Nerella Muzzi e il sindaco Fabio Albieri, che saluto. Allora, ci sono un sacco di, ne parlavo proprio stamattina con il sindaco, ci sono un sacco di persone che hanno fatto sì che questa competizione rimanga imperitura nella storia di questo paesino, di questa perla incastonata nella Gallura che porta il nome di Calangianus. 4.000 anime, un torneo così importante, ma che serve, si rideva stamattina, è una sorta di antipasto, perché poi nel padiglione che stanno adibendo a nuovo praticamente, vedi tribune telescopiche eccetera, a marzo appunto si disputeranno i campionati mondiali. Se non ricordo male, allora vediamo, dal 6 al 14 marzo le qualificazioni e dal 16 al 20 le fasi finali. Voglio anche ringraziare la mia federazione, la Fibis, e nelle persone di Andrea Mancino, il presidente, e il vicepresidente Stefano Gibertoni. Magari nel secondo incontro di semifinali, nelle premesse, faremo una breve intervista con lui per sentire le sue impressioni su questa appunto gara importantissima. Allora, questo torneo è iniziato con le selezioni per estrapolare praticamente 4 giocatori sotto l'egida della Sardegna, ovviamente italiani. I 4 giocatori che in quell'occasione sono stati promossi, hanno vinto le proprie, si sono qualificati nei primi 4 posti, sono Gaetano Romeo, Fabio Mura, Alessandro Mascia e Matteo Sanna. Il 50% di questi giocatori li abbiamo persi nella fase finale ieri. Abbiamo comunque una, io parlo al plurale abbiamo perché sono residente a Calangianus, abbiamo comunque una... Uno lo stiamo vedendo, Alessandro Mascia, sempre sorridente, detto Bibi, e l'altro è Gaetano Romeo, che sarà protagonista unitamente a Michelangelo Agnello nella seconda semifinale programmata per le ore 16:30. Questo è un incontro, credo sia un incontro di un tasso tecnico notevole, ma soprattutto per la fantasia, mi sento di dire, l'esperienza soprattutto di Massimo Caria. Ci sono un sacco di rime, e anche quella di Alessandro Mascia, e sono giocatori. Allora, Massimo lo conosciamo da anni e anni, addirittura credo che ricorderete senz'altro il prestigioso risultato da lui raggiunto nella BTP di Salerno, dove lo ha visto vincitore, ma poi credo un San Bensan, se non ricordo male. Non ho avuto modo e maniera di intervistarlo e di dirvi magari qualcosa in più, ma a costo di essere logorroico lo conoscete tutti. Abbiamo Alessandro Mascia, sardo, vive a Cagliari, detto Bibi, proviene dal pool, quindi questo occhio infallibile soprattutto nei tiri frontali, e questa steccata provvista di una, come dire, di una delicatezza che non guasta. Ricorda tantissimo come tocco alcuni giocatori che hanno appunto questa peculiarità, non sono certo io uno di questi, mi sovvengono Fabio Cavazzana, Matteo Gualemi e così via. Bene, allora, ho letto anche una massima stamattina riguardo il biliardo che mi piace tantissimo, anche perché il biliardo spesso viene accostato alla vita, metaforando magari certe situazioni, e la massima recita: il biliardo è come la vita, dipende da un soffio, un istante, un incontro, un millimetro. Lui è Maxence Fermain, spero di averlo pronunciato bene, ci tenevo a dirvela perché in buona sostanza racchiude un po' tutto quello che è questo cielo verde, questo pianeta verde, dove gli asteroidi impazziti che vedete girare bianca e gialla disegnano traiettorie veramente a volte anche impensabili. Beh, qui potrei dire la mia, ovviamente. L'arbitro dell'incontro, lo vediamo di spalle, agevola la posizione dell'acchito per Alessandro Mascia. Di solito siamo al crepuscolo della prova, quindi probabilmente un altro tiro e poi inizieremo con le danze. L'arbitro dell'incontro, che è un mio carissimo amico peraltro, è Antonello Azzena, arbitro ovviamente nazionale. E come vi avevo detto, qui è tutto pronto, le foto di rito, e auspico veramente un incontro pieno di birilli, di fantasia e magari anche di iniziative, fra virgolette, geometriche interessanti. Per chi non mastica proprio il biliardo tutti i giorni, o comunque è stato catturato da questa trasmissione proprio perché il biliardo è televisivo, per chi non lo sapesse, il titolare della biglia bianca, cioè quello che praticamente aprirà l'incontro, verrà deciso con una prova che comporta una sorta di tiro, una candela, e chi arriva più vicino alla sponda corta di partenza inizierà appunto con la biglia bianca. qualche sussurro dei giocatori, probabilmente per chi giocherà per primo questo tiro che stabilirà appunto il giocatore che inizierà. Per le regole Covid-19 questa sorta di inizio va fatto separatamente. Il tavolo in questione è il tavolo numero 1, probabilmente, vediamo, inizierà Massimo Caria, credo. Perfetto. Se il buongiorno si vede dal mattino. Dunque, Massimo Caria con la biglia bianca e naturalmente Alessandro Mascia con la biglia gialla. Vediamo l'apertura di Massimo, se sceglierà quella canonica, soprannominata Argentina, all'Argentina, oppure magari lo schiaffo ad entrare e a lasciare la battente a colla e centralizzare, o la partenza che di solito si usa per la goriziana, pizzico sull'avversa a diagonalizzare. Questa è l'apertura più usata, credo, ed è quella denominata all'Argentina. Buona partita a tutti. Apertura non impeccabile di Massimo. E qui subito un saggio delle forze, uno striscio di battuta che restituisce a Massimo Caria questa soluzione, un angolo di 2 a scendere, vediamo. Ottima presa, tiro che prevede i birilli ma che preso in una porzione leggermente abbondante dalla parificazione appunto. Probabilmente qui Alessandro BB, un angolo, dovrà allungare un po' il tiro perché la posizione della battente è a favore, vediamo. Ben eseguito, 6 punti. Questa è una croce di Massimo dove ho già spiegato nei giorni precedenti. Vedo una cosa comunque, 12 punti di Alessandro Mascia, evidentemente ho perso 6 punti per strada, non lo so, addirittura 16, c'è qualcosa che va con, c'è qualcosa che non va con il segnapunti, non so perché si veda 16 punti. Scusate, Ah, credo di aver capito, ma... Scusate perché sto verificando la cosa. Cioè il fatto che per dei ritardi sulle linee e così via vengano praticamente venga visualizzato il punteggio eventualmente del tiro prima dell'esecuzione. Vabbè, vedremo. Allora, il regista mi dice che erano indietro le immagini, quindi tutto ok. 16-5 per Alessandro Mascia, e chiedo scusa per questo piccolo intoppo. E qui a disposizione per appunto Alessandro questo striscio, uno che proviene dal pool e pan per i suoi denti, vediamo questo striscio con il pallino da 4, eccolo qui, eseguito direi in maniera magistrale. Poi trova anche questa porzione sul pallino che vieterà probabilmente questo spondebiglia, quindi forse magari Massimo potrebbe scegliere questo spondabiglia per realizzare il pallino da 4. Non credo ci sia da birilli, vediamo, usa anche una sorta di scatolino o spondebiglia di effetto buono. Bravo, ha giocato la stevola. Per la prospettiva non vedevo il punto di attacco che era nettamente anticipato appunto ad aggirare questa inibizione del pallino. Ottima esecuzione, comunque parificazione. Qui giocherà un pallino da 3 Alessandro in arrivo, restituendo la parificazione. Troppo grossa la porzione presa sulla biglia e quindi niente pallino per Alessandro. Vediamo che sceglie qui Massimo, forse un cappello di prete a diagonalizzare, vediamo. Sì, bella esecuzione. 6 punti per Massimo Caria, che si porta così a 11. Verifica da parte di Alessandro sulla battuta per questo spondebiglia, che anche in questa posizione è realizzativo. Vediamo. Non è andata male, questo pallino certamente non voluto, poi anche a inibire il percorso delle 3 sponde, e qui giocare lo striscio non è semplice, è una delle probabilità, questo intendo. Eccolo qui, infatti, è anche pericoloso. Primo tiro frontale dell'incontro e anche del pomeriggio. Vedremo qui Alessandro come sceglierà il trattamento in questione, se è un filotto di 2 passate e mezza e la sua a riposare nell'angolo, vediamo. No, decide di giocare anche il rientro, troppa apertura e quindi non ci sono più i margini per la copertura centrale. La biglia presa è stata un po' troppo carente nella sua porzione e quindi si espone a una replica che ora vediamo di Massimo Caria. Questa dovrebbe tornare ancora eccessivamente all'interno dei birilli. 2 punti per Massimo, una steccata diciamo così un po' troppo profonda che ha generato questo salto di biglia dell'avversa e automaticamente ha perso anche tutto l'effetto trasmesso dalla battente. Da queste prime schermaglie deduco che nei tiri frontali il biliardo sia un po' più umido del solito, il rientro è molto accentuato. Non è un problema per i giocatori italiani, questo è un problema che si è verificato per quelli diciamo così oltre confine, perché generalmente in Europa i biliardi, meno che l'Italia naturalmente, non hanno praticamente rientro. Quindi lì diventa anche più complicato a costruire le traiettorie idonee per un filotto magari e copertura. Credo che quasi sempre si giochi ad incrociare o con dei leggeri effetti a montare. Vediamo questa mezza galuffa di Massimo Caria. Leggermente sul largo, buona la forza, praticamente lo stesso tiro a disposizione di Alessandro. Qui abbiamo un binario, almeno per quanto mi riguarda, per i metodi che uso io, 60-25, uscita 11-12, vediamo se l'effetto è buono. Sì, bravo, 6 punti per Mascia Bibi, che allunga così il distacco iniziale di questa prima semifinale. Diventa anche consistente perché sono 28 i punti che separano i due contendenti. Qui Massimo si corregge subito nell'effetto e si corregge un po' troppo. Ecco, un pericolo per i giocatori che si prestano per disputare delle sfide magari in biliardi che non conoscono è quello di non trovare subito un effetto particolare, un effetto importante, secondo me addirittura determinante. Sto parlando quello della mezza galuffa, io l'ho denominato MG, effetto mezza galuffa, ed è un effetto che si usa anche per esempio nel calcio di un rinterzo, come dicono in Toscana, cioè due sponde, per avere poi una traiettoria finale più edulcorata e più consona per la difesa. L'effetto della mezza galuffa è contemplato anche nel giro di calcio da diverse posizioni, specialmente nel paradigma 45-30 oppure anche nel 2 a mo' di 3. È un effetto molto difficile perché, come ho già spiegato altre volte, lo si può sbagliare sia in eccesso che in difetto. Tuttavia il consiglio da parte mia non è quello di colpire la battente, di effettare nell'equatore dove la sensibilità appunto dell'effetto è maggiore, ma limitarsi a usare questo effetto in testa. Qui è una chicca, purtroppo è corta. Abbiamo visto questo angolo di effetto buono a correre, ma serviva sostanzialmente per fare il pallino da 4. Comunque la realizzazione porta Alessandro Mascia a 45 e vediamo ora Massimo cosa sceglierà, anche lui la stessa cosa, effetto contro. Qui gli scappa decisamente la velocità di esecuzione, ma non è semplice questo pallino. Dovesse scegliere per esempio Alessandro Mascia di giocare un traversino, lo si potrebbe prendere in una porzione molto pericolosa. Vediamo, giocherà piano. Giocherà piano anche per non rischiare il percorso che vi dicevo in precedenza. Qui una raddrizzata di Massimo Caria, senza pallino ovviamente. Vediamo se lo sviluppo... no, niente, poco, addirittura qui si espone a un filotto abbastanza agevole per... Alessandro Mascia. Il pericolo qui è il rimpallo perché la porzione da prendere è praticamente piena o quasi, poco meno, infatti non rischia e probabilmente rimpalla e si lascerà anche di fisso. Non si è fidato ciecamente del suo occhio. Cos'è, un ossimoro questo? Potrebbe essere carina, però a volte escono così e senza pensarli. Fisso di Massimo Caria, delicatissimo, probabilmente non voleva prendere proprio questa porzione così infinitesimale, ma sempre da filotto, ma perlomeno lasciare le biglie in difesa ai traversini. Qui sicuramente 5 sponde per Alessandro Mascia, leggermente sullo stretto se per il pallino in arrivo. Vediamo. Questa è larga, 0, nulla di fatto. Un po' perplesso Alessandro, anche se non scorgiamo il viso, ma quella manina che ha messo in tasca era come per dire ma perché? Il perché lo sa anche lui. steccata troppo slow e quindi questo allargamento di traiettoria non voluto. Traversino per Massimo, sceglie un traversino di seconda probabilmente per i due obiettivi a disposizione, i birilli e il pallino. Vediamo qui se Alessandro vede una porzione di avversa, magari per catturare la passione, cioè il pallino da 4. Io lo chiamo passione perché è rosso e così via. Nei tiri un po' particolari che ho fatto ho usato questo termine anche per agevolare le metafore in questione. Vediamo, si impenna, forse magari una leggera parabola, ma è delicata perché lui vorrebbe sostanzialmente arrivare piano piano. Guardiamo. Non pensavo avesse a disposizione una porzione così dell'avversa. Comunque ha giocato il pallino da 4, gli è scappata forse un'eccessiva, anzi senza forse, un'eccessiva velocità. Vediamo questo sfaccio di Massimo Caria, perfetto, forse il più bel tiro dell'incontro per adesso, 10 punti e tutto in ordine. 57-33, conduce ancora il giocatore sardo Alessandro Mascia, detto Bibi. Qui probabilmente, visto il lato che ha scelto, giocherà una divisione. Attenzione che questa distanza dalla corta è pericolosa. Bravo, molto bravo. Poi mi sono anche sbilanciato, credo 2 o 3 giorni fa, che in queste posizioni è probabile l'inzuccamento. L'inzuccamento, vorrei spiegare a chi magari non lo sa, 30 secondi. L'inzuccamento è quando le due biglie si toccano magari nell'impurità oppure in un'impronta lasciata, specialmente quando si gioca privatamente a biliardo e si prendono le biglie appunto col palmo delle mani, un po' di sudore, l'umidità e così via, e quindi inficiano la traiettoria iniziale facendo tutt'altro disegno, ed è secondo me una delle cose, forse l'unica, dove il giocatore in questione può recriminare veramente di essere stato particolarmente iellato. Tuttavia ci sono delle posizioni dove questo fenomeno, che noi giocatori odiamo, ci sono delle posizioni dove questo fenomeno sì, ha più frequenza. Vediamo questa mezza garuffa, anzi questo è uno striscio di leggero effetto, questa l'uscita sarà probabilmente 10, 9, 10, è ibrida comunque la situazione. E bravo Alessandro, ancora 2 punti, ancora a segno. Qui invece è proprio una classica garuffa, probabilmente 53-22, uscita 12, vediamo. Taglia leggermente poco, o di meno se vogliamo, taglia di meno. Massimo forse aveva giocato una mezza garuffa, fatto sta che comunque prende l'avversa sul largo, ma viene ricompensato in questa difesa perché la forza è ottimale. Qui 2 sponde a scendere, abbiamo parlato anche di questo tiro, purtroppo io non vedo commenti, sono stati comunque disattivati, e mi ricordo che proprio nei commenti nello streaming in diretta sul mio profilo e sul CSB Lucky mi era stato chiesto, bravo, molto bravo, porzione praticamente perfetta, parificazione, e sì, ma ho parlato in qualche sfumatura del 2 a scendere, dove praticamente esistono tantissimi sistemi, laddove poi si sceglie di parificare nella corta bisogna comunque usare una compensazione che è nell'ordine di 1,5, 2 punti, praticamente un po' posticipando l'attacco. Ecco un'altra situazione, ecco questa è la posizione per le due a scendere. Qui, parere mio personale, la si gioca in maniera allegra. La forza esatta di questo tiro, la forza esatta di questo tiro si potrebbe quantificare nella presa piena dell'avversa, cioè che va sulla corta e torna nel quadrato opposto, accolla nella corta. Ecco, generalmente questa è la forza che si usa. Questa è un po' lenta, paga Alessandro Mascia questo traversino di tre passate, vedremo se raggiungerà la difesa, non credo, o perlomeno si avvicinerà, no. 8 punti per Massimo Caria che riduce il distacco a 22 punti, ma qui c'è la possibilità per Alessandro, questo traversino di due passate abbondanti è per compensare la strada, esatto, per compensare la strada della battente. Infatti vedete che è corta e questo traversino per avere poi la difesa doveva risalire praticamente nei birilli. Queste sono cose molto importanti che sono legate fondamentalmente alla distribuzione delle forze. Qui il giro non è inibito dal pallino perché sostanzialmente era nello stesso quadrato e c'è una traiettoria di uscita molto molto più stretta. Avesse avuto, che ne so, la biglia battente nei due quadrati diciamo così opposti, bisognava chiedere l'autorizzazione al pallino che avrebbe negato assolutamente. Striscio pallino da 4 per Alessandro Mascia. Qui sbaglia il punto d'impatto nell'avversa, la scarseggia un po' troppo, rimpalla, tuttavia porta a casa questo pallino. Probabilmente un giro a scorrere invece per Massimo Caria. Questo è quello che vi dicevo prima, perché la traiettoria è, diciamo, vedete, in buona sostanza ha battuto così, cioè l'uscita era 13-14 e quindi è proprio questa traiettoria più romantica, edulcorata, che permette questo arrotondamento, che permette i birilli, nonostante sembra che l'arrivo sia troppo anticipato. Angolo di bravissimo, angolo di Alessandro che va a segno ancora, sta giocando bene di calcio Alessandro Mascia. Qui mezza garuffetta per Massimo che continua a prendere a destra e a sinistra in queste situazioni, a destra e a sinistra l'avversa, e non è che si possa fare chissà che. Qui Alessandro potrebbe scegliere anche un giro a parificare perché c'è, esatto, è troppo stretto però. Qui, se mi passate il termine, pianta la steccata in maniera eccessiva e quindi la biglia probabilmente un leggero scarto dalla parte opposta dell'effetto, uno scarto fisico, che ne stringe la traiettoria e vanifica sia i birilli e sia la possibilità del pallino. Questa è una soluzione per cercare eventualmente una serie per un recupero, cioè la stevola, ma purtroppo per Massimo non è andata bene, la forza è eccessiva o perlomeno non ha incontrato il pallino. Striscio molto delicato, siamo al limite qui, vediamo se si corregge Alessandro, memore dell'errore precedente, giocato molto molto bene, bravo. 4 e 3, 7 lo portano a 88 e 35 punti di vantaggio. In questo gioco sono un'enormità, ma nulla è deciso. Perfetta anche questa mezza galuffa, 8 punti, Caria non demorde e lo insegue. Ricordo che l'arbitro dell'incontro che state seguendo sul canale della federazione Billiard Channel attraverso la piattaforma YouTube. L'arbitro dell'incontro è il signor Antonello Azzena. Attenzione a questa avventura, perché questa è anche un'avventura. Angolo di terza, purtroppo questa è un'invasione che succede spesso, specialmente quando siamo in quella scomodità che abbiamo visto, una sorta di stevola cinese. Il filotto di prima per Caria, probabilmente anche pallino da te, se apre bene nella terza passata. Vediamo, un po' troppo credo. C'era tutto, questo tiro c'era tutto, avrebbe dovuto fare il filotto con un po' meno effetto, poi corta ad aprirsi e termine corsa dell'avversa, pallino, per poter dire e aggiungere dopo questa esecuzione tiro perfetto. Bella la forza comunque. Qui Alessandro non so se rischierà un accosto con questo pallino nell'angolo, è molto pericoloso. Lui è anche un giocatore che conosce, ecco, immaginavo, conosce molto bene le traiettorie, è anche un discreto giocatore di carambola. Qui 3 per le 5, è un'uscita 26 circa, poi l'impatto, vediamo, l'impatto non è male, questa si metterà, non è male, era ironico, l'impatto non è male perché l'ha toccata, ma questo è un fisso, anche se non so se ci sono i margini, fatemi guardare, per questo filotto e centralizzare, vediamo, oppure con di ritorno per trovare comunque una difesa. Sei punti per Massimo Caria, che comunque distribuisce bene. Ieri avevo iniziato un discorso per quanto riguarda il fisso e poi avevo spiegato per le persone che comunque non sono efferate nelle situazioni o nella terminologia prettamente biliardistica. Il fisso è quando la biglia avversa si trova davanti ai birilli e quindi diventa un tiro facilissimo. Tuttavia nasconde delle insidie, perché ci sono delle situazioni, questo lo dico per i giocatori che si stanno avvicinando o quelli che comunque di categorie inferiori, senza... E quindi questo fisso praticamente, a volte ci sono queste situazioni dove la misura proprio non esiste perché è complicata, vedi la distanza magari dell'avversa, e bisogna in qualche maniera studiare una geometria per fare i birilli per la realizzazione e dopo tutti questi percorsi trovare anche la difesa. Quasi sempre il consiglio, poi abbandono, diciamo così, questa sfumatura, il consiglio che do io è quello di evitare, quando si può, sempre quando si può, la misura, perché tantissime volte capita di rimanere corti. Meglio assicurarsi i punti e distanziare le biglie. Detto ciò, torniamo all'incontro ed è sempre questo vantaggio di Alessandro Mascia, detto Bibi, su Caria nell'ordine di 20 punti, 20, 25, poi 18 e così via. Un Mascia che comunque sta giocando bene, soprattutto di calcio. C'è qualche titubanza da entrambe le parti sui tiri frontali, specialmente i raddrizzi, come ho spiegato. Magari tutto questo frutto o figlio del biliardo eccessivamente umido. Qui ha piovuto, come ho detto prima, il cielo ha pianto, ma di gioia. Questo è un classico tiro proprio a marcare, a segnare, lo si esegue sovente quando esiste un vantaggio importante. Qui angolo di seconda per Massimo Caria, pallino da 4, gioca all'angolo di seconda l'Odinella, purtroppo gli scappa una porzione un po' troppo scarsa, diciamo così, e risulta stretto. Pagherà questo fisso, vediamo come lo giocherà. Potrebbe giocare anche il pallino da 3, no, ma credo che Alessandro abbia fatto confusione pensando di uscire ai 100 mentre la distanza è 120. Qui c'erano i margini per un filotto e a farla arrivare al pallino. Credo che Alessandro abbia fatto un po' di confusione. Guardate questo fisso che ora Massimo ha a disposizione. Vedete che i fissi non è che sono semplici. Secondo me Massimo qui poteva anche tentare i birilli in velocità, usando anche la possibilità degli sgambetti, e questa americana con arrivo a pallino. Stessa cosa poteva farla prima Alessandro Mascia, che qui si limiterà a una croce, deve prenderla un po' più grossa del solito per distribuire bene le velocità. Bravissimo, bravo, 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 perfetta, bravissimo. Ecco, anche in queste situazioni non è semplice capire la porzione e vedere che una biglia deve fare praticamente 2,80 m e l'altra 1,40 m. Il tavolo del biliardo è 2,84 x 1,42, quindi ecco per il discorso delle misure. Qui il pallino vieta il giro, probabilmente giocherà un colpo sotto un traversino, potrebbe anche giocare di mezzo colpo, non molto forte, a cercare una stevola. Vediamo. Bravo, questa è tanta roba, bravissimo, eccola qua, questa è tanta roba. Complimenti al nostro Bibi. E qui Garuffa 60-31 grosso modo, uscita 15-16. Guardiamo, questa è una Garuffa impegnativa, taglia pochissimo Massimo. Non credo che il biliardo, come usiamo noi nel termine biliardistico, molli sì, in maniera così palese. O forse Massimo ha deciso di non tirare proprio una Garuffa da 3/4 di effetto per le difese e così via. Tiro di chiusura a disposizione per Bibi, guardiamo. C'è. Si congeda con questo strike e si porta così Alessandro Mascia sull'1-0 nel computo dei set. Alessandro Mascia, che ha iniziato il suo percorso praticamente ieri con la vittoria di 2 incontri che gli hanno permesso di arrivare qui alla prima semifinale. Ieri ha giocato praticamente contro Casper Christophersen, che è un giocatore danese in coppia con Hendriksen, battendolo per 2-0. Casper, che è un giocatore che a me ha particolarmente impressionato, favorevolmente naturalmente, ma ieri l'Alessandro Mascia che abbiamo visto era un caterpillar, un carro armato, nonostante il fisico esile, ma va bene. Poi ha incontrato in un derby sardo, puramente sardo, Fabio Mura, e credo abbia vinto, perché qui non ho il risultato, ma mi sembra 2-0 anche con Fabio, per dormire serenamente, come mi ha raccontato prima stanotte, in vista di questa prima semifinale che lo vede in vantaggio 1-0. Vi ricordo che state seguendo appunto la prima semifinale di questo torneo, il Grand Prix delle Nazioni, che si sta disputando al Lucky Club di Calangianus, per chi si fosse messo in ascolto o che, attenzione, o magari non abbia seguito precedentemente gli incontri. Dunque il Gran Premio delle Nazioni, che vedeva praticamente 8 gironi formati da giocatori francesi, svizzeri, Lussemburgo, San Marino, Belgio, Spagna, Repubblica Ceca e così via. E nella scrematura di ieri abbiamo avuto in restituzione i primi quattro, e sono Mascia Alessandro e Massimo Caria, che stiamo seguendo ora. L'altra semifinale è programmata per le ore 16:30 con di fronte Gaetano Romeo, anche lui portacolori della Sardegna, contro Michelangelo Agnello. Gran bella partita, 1x2 direi il pronostico. Bene, striscio veloce per Alessandro Mascia, vediamo. No, gioca uno sfaccio. Gioca un raddrizzo praticamente col passaggio ovviamente della battente prima dell'avversa, realizza 4 punti, buona distribuzione delle forze, non è facile coprire in questa esecuzione, e qui a dividere Massimo Caria. Vediamo la forza, buona. Ecco, questo è un angolo per esempio dove si usa il mezzo effetto, non certamente effetto massimo, si potrebbe anche andare di battuta su questo, ma è consigliabile quando si gioca alla goriziana, dove i margini di difesa sono notevolmente più alti. Alessandro Mascia ribadisce a tutti noi nel guardarlo che sta in ordine anche con le forze, e qui Massimo in questo 2 a scendere a parificare, vediamo. Leggermente anticipata la battuta, si posiziona con l'avversa a ridosso del birillo, più lontano, e qui una candela di BB, la forza qui è molto importante. Due punti per Alessandro, bravo. Massimo decide probabilmente per un girone sullo stretto, questa è un'uscita, questa è un'uscita 31-32, poi cambia idea probabilmente e rischia questa, no, troppo rischioso secondo me. Comunque il 5 sponde e poi passerebbe anche troppo vicino al pallino, decide per un giro, uscita 10, vediamo. Battuta sulla corta 13 circa, ho visto che comunque le battute sono regolari, bravo. Non so se il birillo possa essere posizionato, è molto importante per Massimo in questo caso, altrimenti Alessandro avrebbe a disposizione un giro abbastanza comodo. Lo giocherà il giro ma di calcio, controlla la linea del filotto Antonello Azzena, che è l'arbitro in questione, arbitro nazionale, tutto ok, quindi il giro di Alessandro Mascia sarà di calcio. Questa è una posizione anche particolare. Qui l'angolo di chiusura della seconda e della terza è forse il più importante, siamo nella differenza di 5-6 punti addirittura, vediamo. Ecco, anche in queste situazioni, se posso, il fatto di prendere quelle porzioni anche pizzicate, cioè sbagliarla leggermente di più, è molto meglio. La messa lasciata poi in restituzione all'avversario, attenzione, questa è una buona misura, bravo, molto bravo Massimo, 6 punti. La messa lasciata con quei pizzichi dove la biglia avversa si ferma lì a ridosso del birillo è sicuramente più fastidiosa. Qui non so se Alessandro non vede i birilli. Allora il giro sul largo a toccare la biglia non c'è sicuramente, decide un 2 a scendere, questa è una posizione anche particolare, qui l'angolo si stringe perché comunque quando andiamo all'attacco della sponda al limite, la sequenza presa delle due sponde stringe ulteriormente la traiettoria, ma con l'effetto, faccio un esempio, specialmente quando giochiamo un girone di calcio che non c'è, dobbiamo raggiungere 30 ma abbiamo 25, allora lì si va di tutto effetto, si mira praticamente la sponda corta, si sfrutta lo scarto fisico per amplificare poi l'uscita dell'angolo e generalmente si guadagnano 5-6 punti. Lo so che quelli bravi conoscono queste cose, io le dico per aiutare in qualche maniera chi si è avvicinato da poco al biliardo. Innamoratevi del biliardo naturalmente. C'è da tribolare, però è una bella cosa. Troppo bello sto gioco. Bravo. Bravo Massimo. Non era semplice quantificare l'angolo in questo caso, qui abbiamo la replica di Alessandro, anche qui probabilmente un effetto, un mezzo effetto, l'importante è la forza, diciamo che la presa all'interno non è consigliata, ma con la forza ha comunque difeso BB. Garuffa per Massimo, vediamo. E queste sono le situazioni che dicevo all'inizio, il fatto di prendere la biglia di qua e di là e non riuscire a trovare l'effetto giusto. Per la garuffa può essere magari una cosa un po' più semplice, nella mezza garuffa no. Traversino per Bibi, sceglie 3 passate a girare, questi sono 4 punti, vediamo la forza. Qui c'era la possibilità anche di scasseggiare leggermente la biglia avversa che avrebbe corso un po' di meno, ma aumentare la velocità per fare poi tutto il giro e cercare il pallino da 4 di appunto girone. Il pallino da 4 poteva anche dare una stevola e l'altra 3 passate e mezza. Tiro complicato, ma c'era secondo me. Giro scorrente per Massimo Caria, un po' troppo sullo stretto e per questo rimane anche scoperto. Vediamo qui cosa sceglierà Bibi, potrebbe anche scegliere una sorta di sfaccio per un pallino da 3 a sfruttarlo per una stevola, anche se la corsa della battente è pericolosa perché se sceglie questo, vediamo. No, angolo a scendere, ha giocato quello che ha giocato nel primo set, questo era complicato anche per la distanza, qui è un po' troppo velleitario mi sento di dire Bibi e quindi sbaglia la porzione, rimpalla e lascia questo giro scorrente, vediamo se lo sceglierà Massimo Caria, la battente deve essere spinta, un notevole colpo in testa e una buona morbidezza nell'esecuzione, vediamo, oppure vediamo se, perché vedo un colpo sotto, pallino comunque da 4 assicurato e forse un girone a restare lì, ok, sceglie Massimo comunque questa esecuzione, sempre un giro, sceglie di rimanere lì per la parificazione e l'aiuto del pallino, ma soprattutto perché il tiro eseguito con queste modalità era più semplice. Traversino di mezzo colpo per Alessandro, 4 punti. Bellissimo questo spondebidia, premiato giustamente perché il trattamento era particolare, questo colpo in testa ad avvitare la battente perché non andasse in invasione. La posizione non era semplice e questa traiettoria stretta veramente in maniera sublime, oserei dire, da Massimo che porta a casa questi 8 punti. Buono anche questo, senza marcatura ma con la difesa. Abbiamo un vantaggio di 10 punti ad appannaggio di Massimo Caria su Alessandro Mascia in questa prima semifinale del Gran Premio delle Nazioni che si sta disputando al CSB Lucky Club di Calangianus. La successiva semifinale è prevista per l'ora, diciamo così, che ho detto anche in precedenza, alle 16:30 fra Michelangelo Agnello e Gaetano Romeo. 2 a mo' di 3. La presa in anticipo, dove restituisce spesso la difesa previa la forza. E qui un angolo, ecco qui, in questo caso, l'effetto è massimo per avere poi un'uscita speculare sia per la difesa che per i punti. Troppo buon per Alessandro, che la forza è buona. Avesse fatto i birilli sarebbe stata lunga, eh? Non esistono compromessi in questo caso. E Massimo che continua, tanto non mi sente, continua in questi tocchi destra-sinistra per quanto riguarda l'esecuzione della garuffa e della mezza garuffa. Traversino effetto contro, vediamo la porzione, bellissima. Probabilmente anche il fatto che la battente sia andata vicino alla corta è da considerarsi anche una sorta di difesa. Bravo Alessandro. Pizzico di Massimo per cercare questo pallino da 4, purtroppo la porzione presa è un po' troppo abbondante, scusatemi il bisticcio, è purtroppo un po' troppo. Ah, dovevo cercare il lemma che spiegava queste cose, vabbè, mi sono dimenticato. E quindi salta il pallino, sponda il volo di Alessandro, probabilmente il pallino genererà questa stevola. Probabile uno spondebiglia a restituire sempre questo genere di difesa, cioè la stevola. Vediamo, la distanza è notevole, siamo quasi sui 3 metri. Un po' troppo anticipata la battuta, credo, però buona parificazione. 3 punti per Massimo Caria. Vedete la posizione di Antonello Azzena, che è l'arbitro dell'incontro, lì dove il pallino disturba la replica di Alessandro Mascia. Sapete che, seppur accidentalmente ma anche sfiorandolo eccetera, sarebbe biglia libera. Controlla questo passaggio, credo lo faccia il pallino, non di molto ma credo di sì. Vediamo, no, angolo di seconda, bravo, sono stato zitto perché mi sembrava di disturbare. Angolo di seconda, niente pallino, beh, qui non è stato proprio, secondo me lo meritava. Tiro che si esegue sovente alla goriziana, lo vidi la prima volta, mi ricordo, da Paolo Venerando, che saluto, non so se è in collegamento, sicuramente uno dei giocatori più forti di calcio da sempre. Un saluto a lui. Un po' troppo abbondante la forza di queste 3 passate, che diventano 3 passate e mezza e qualcosina, un po' meno, ma però fuori dai birilli a Goriziana sarebbe stato perfetto. Comunque ottima l'esecuzione, il controllo della battente, e siamo in una sostanziale parità, un punto di differenza. Vediamo se qui ha lo sviluppo, la possibilità di questo sfaccio. Massimo gioca il tiro, come io ho denominato, perché l'ho sentito, in Lombardia, il tiro del pensionato, quello che si usa per esempio con la biglia libera alla Goriziana. Prevede questi due passaggi con la biglia battente che deve scendere nel quadrato opposto. Qui adesso Alessandro valuterà, verificherà la traiettoria che restituirà la lunga per trovare la collaborazione del pallino. Non credo la giocherà in maniera allegra, altrimenti sarebbe andato così anche di istinto, credo io, forse mi sbaglio. No, bravo. 3 punti per Mascia. Alessandro sfiora questo pallino, vedremo qui Massimo se giocherà questo angolo a ritornare. No, gioca di mezzo colpo. C'era anche la possibilità, qualcuno di voi l'avrà anche notata, il fatto di poter prendere la porzione magari un po' più carente di colpi in testa e tornare qui dove c'era il pallino, sfruttandolo ovviamente con la marcatura di angolo. Buona rimanenza, perché qui anche il raddrizzo è pericoloso. La traiettoria che unisce la gialla con la bianca, questa traiettoria virtuale, nel suo prosieguo arriva verso 1 o 2 della corda, vanificando il raddrizzo, se è così, vediamo. Potrebbe giocare anche un girone a scambiare i quadrati. No, gioca il raddrizzo, decide comunque una porzione molto molto scarsa, e in questo caso il passaggio esiste per il semplice motivo che la biglia battente corre molto più veloce e rallenta l'avversa, ma non c'è copertura. Lui probabilmente ha valutato la possibilità di questo pallino. Calcio di Massimo Caria. No, un passaggio, 2 punti. A volte posso, non che mi voglia giustificare perché io non sbaglio mai, no, anzi, però a volte la prospettiva mi distorce veramente quella che è la linea di tiro, la linea di mira, e quindi ecco la forza che vi dicevo, la forza esatta di questo tiro. Vedete che Alessandro in questa presa piena dell'avversa, appunto, corta e corta opposta. Striscio di battuta, Massimo Caria. Buona la forza sicuramente, Massimo, di questo incontro, almeno fino adesso ricorderà. Ricorderà questo particolare sulla mezza garuffa e sulla garuffa, cioè il fatto di prenderla qua e là. Bravo, bravo Alessandro, che passa a condurre, seppur nell'ordine di un birillino. E Massimo a questa garuffa, 50 sponda lunga, 18 uscita, 11, vediamo, 12, e infatti è andata. Tiro molto delicato, tuttavia è corretta secondo me la scelta, anche la forza era buona. Purtroppo credo che nonostante la pluriesperienza di Massimo ci sia anche un po' di confusione, perché può anche capitare che non si riesca a trovare l'effetto e si perda anche la... Un attimo, aspettiamo. Perfetta, bravissimo. Si perdono anche i parametri precedenti dove dove noi giocatori attingiamo ai riferimenti, cioè quello si allarga un po', stringe un po' e così via. Spondebiglia difensivo per Massimo, attenzione alla forza, qui è solo la forza importante. Sfiora il pallino da 4, non lo realizza, l'avesse anche toccato credo non avrebbe inficiato più di tanto la rimanenza. E qui è costretto Alessandro in questa parabola ad entrare, l'importante è arrivarci in maniera morbida, e qui questa è una delle caratteristiche del giocatore, eccolo qui, Bibi purtroppo non ha girato molto e pagherà questo fisso. Un fisso che potrebbe, oltre ai birilli, potrebbe dare anche la marcatura del pallino a Massimo. Vediamo che disegno sceglie di dipingere. Non me la sento di dire che avesse tirato il pallino, secondo me aveva scelto proprio di evitarlo, perché sapeva che comunque con questo percorso avrebbe trovato la difesa, anche se Alessandro un qualcosa della sfera bianca là in fondo la vede. Da come è puntato sembra giochi lo sfaccio, vediamo. Steccata un po' troppo veemente, ma di solito le biglie saltano quando sono a una certa distanza dalla corta, ma anche frutto della troppa profondità della steccata. Per non far saltare le biglie, una delle cose importanti, intanto bravo comunque ad Alessandro in questo 8, stavo dicendo una cosa molto importante, sempre per chi si è avvicinato da poco al biliardo, se 4 punti, no, per evitare questo ritorno sonoro fastidioso, cioè il fatto che l'avversa salti, la cosa importante è dopo la steccata fermarsi, cioè nessuna profondità. Dopo l'impatto con la biglia si ferma, è così che si genera una rotazione più naturale che schiaccia in buona sostanza la biglia avversa a terra e quindi evita questo fastidioso salto, cioè la rotazione, che è in questo caso una rotazione oraria, dopo l'impatto con l'avversa è come, per spiegarvi, vediamo, per farvi capire, come che uno vi prendesse per le spalle e vi abbassasse, ecco, una cosa così. Non so se l'esempio è stato capito, cioè se il paragone, ecco, va bene. Gioca questa difesa di proposito. Massimo Caria probabilmente voleva prendere una porzione più scarsa dell'avversa per aumentare la corsa, cioè scusatemi, per aumentare la corsa della battente. Fatto sta che comunque lascia questo traversino ad Alessandro, che sfrutta almeno nella marcatura 10 punti. Si porta così a 76 contro i 52, qui un giro scorrente, probabilmente il pallino non lo farà, andrà verso la buca ma senza pallino, vediamo. Ecco qui. Bel parcheggio. Spalla al muro, siamo quasi sulle 3 sponde, che significa? Significa la biglia sul piano che tocca la corta e la lunga. Spalla al muro invece è un successo di Renato Zero, arrivò secondo credo quella volta a Sanremo, canzone scritta da Mariella Nava, mi ricordo, molto bella, parla del tempo inesorabile che passa per tutti, d'altronde per poter sopravvivere l'unico sistema è invecchiare, non c'è niente da fare, e poi il tempo lo sappiamo, no? È galantuomo. Giro di calcio per Massimo Caria, buon per lui che c'è il pallino, vediamo, altrimenti sarebbe rimasto scoperto. In questo caso il pallino lo aiuta fermando la traiettoria dell'avversa. 3 punti. Alessandro lo vedo agghindato di serenità, lo vedo molto concentrato, spero per lui non gli salga la febbre del pensiero, della finale e così via, ma è un giocatore, vabbè, ci sta, si può anche, sicuramente è il trattamento della biglia che l'ha fatto andare nei birilli, non certamente il conteggio, perché da quando io lo commento non l'ho mai visto sbagliare questo tipo di esecuzione. Quattro punti per Massimo Caria. Vediamo se la corsa dell'avversa è talmente abbondante da lasciare Massimo da un'occhiata. Lo sfaccio non c'è, probabilmente una stretta. È bravo lui in questo, mi sbilancio. No, vedeva lo sfaccio e quindi ha fatto bene, anche se è pericoloso. 4 e vediamo se fa anche il pallino. Quello lì lo sfaccio pericoloso, sì. La stretta da governare e difendere è un po' complicata, però con questo vantaggio la poteva anche tirare. Qui il pallino, se vi ricordate, nel girone canonico è posizionato grossomodo a 35, quindi non passa. Lo sa anche Massimo ed evita il girone giocando questa schiacciata, probabilmente in maniera neutra sulla battente, senza effetto. Bravo, bravo. A proposito della bevuta, la bevuta per chi non lo sapesse è quando la biglia battente va nei birilli e i birilli sono poi dati all'avversario. Finisco dopo. Qui questo è un tiro, ne abbiamo discusso anche io e lui, credo ieri proprio. Si gioca il rimpallo, c'è anche la probabilità magari di andare nei birilli con la battente, ma è l'unica soluzione. L'accosto con i bravi, secondo me, è sempre meglio evitarlo. Questa è una situazione molto brutta per Massimo. Vediamo se gioca questo giro ad arrivare o una croce. Gioca un giro ad arrivare, bravissimo. A me questo tiro mi fa impazzire, forse molto ma molto abbondante. Questo è un tiro che io ho visto la prima volta da Crocefisso Maggio, lo vidi al Palarò e rimasi veramente perplesso. Qui costruisce una sventaglina ma non c'è, cioè voleva costruire questa difesa, ma la linea, diciamo così, perpendicolare delle biglie era troppo vicino ai birilli. Stavo dicendo che quel giro ad arrivare, specialmente alla goriziana, lo vidi da Crocefisso Maggio al Pallarò, stava giocando con Daniel, in quell'occasione realizzò anche un 52, non mi ricordo. È un tiro che mi piace molto e aiuta molto nella mira, anche se è paradossale, perché quando si tira piano è difficile, però sembra che questa geometria, questo disegno si aggiusti, ecco, da solo, c'è un punto di riferimento. Gioca questo traversino, lo gioca benissimo, attenzione, lo gioca benissimo, perché le 3 passate e mezza lasciano, restituiscono a Massimo questa difesa. Allora, volevo finire il ragionamento di prima, che è molto importante per me, è importante anche per chi mi segue o sta seguendo il biliardo, chi non lo sa. Quando giochiamo queste 2 al volo, esempio come questa, se lui decide di andare di 2 al volo, eccola qui, il conteggio di per sé, i conteggi che esistono non è che sono sbagliati, anzi, la cosa che subentra, come in tantissimi altri atteggiamenti di calcio e così via, è proprio la mandata Come si lancia praticamente la battente? Bravo. E capolavoro questo, eh? Capolavoro. 12 punti Massimo Caria, esecuzione perfetta. Il punto di battuta per quell'esecuzione lì è leggermente sopra la pancia, nell'ordine di un quieto, non troppo in testa perché altrimenti si stringe, non troppo in pancia perché si allarga. E chiudo. Ragazzi, due bei tiri, 10 punti, come per dire: Alessandro, sì, tu hai fatto un bel tiro, ma tocca a me adesso. Ecco. Più o meno, penso. Un errore sul punteggio, verrà corretto sicuramente. (102 a 83) conduce Alessandro Mascia. Aveva segnato 110 all'italiana, è un po' improbabile, comunque. Giro, no, attenzione, no, qua lui non so se giocherà il giro o, esatto, lo striscione perché c'è il pallino. Ragazzi, questo è un capolavoro, dai. Questo è veramente un capolavoro. A questa distanza la forza è un po' lenta, no, un capolavoro, bravo Alessandro. Questa è veramente una steccata meravigliosa. Ai, è anche una velocità. 4 punti regalati a Mascia Alessandro, che si porta così a 110, e qui vedremo cosa sceglierà, se attraverso questa piccola distanza dell'avversa tra l'intersezione delle sponde potrebbe cercare questo giro che si svilupperebbe in maniera importante. Sta guardando anche il pallino da 4. Vediamo. Sì. Ma bravo, bravissimo. Ottima difesa per Massimo Caria. Qui probabilmente Alessandro in una divisione che non è semplice, c'è anche la possibilità del pallino da 3, attenzione, buona la forza, anche la porzione presumibilmente. Angolo di mezzo effetto, anzi scusatemi, di massimo effetto per Massimo Caria. Esecuzione molto importante a questo punto. Purtroppo qui la biglia decisiva per Alessandro. Attenzione, bravo, devo dirgli bravo perché ha giocato bene. Con me qui accanto a Luca, che avrà sicuramente, no, è arrivato qui per una sortita, avrà seguito l'incontro. Sì, l'ho seguito dal vivo, gran bella partita, giocata molto bene da tutte e due, bellissima sorpresa che per voi sì, non è tale, insomma, lo conoscete molto bene, ma lo conosceva già anche Massimo, assolutamente. Ok, va bene signori, vi aspetto, che ore sono? Vediamo, tra un'oretta, praticamente alle ore 16:30, per la prossima semifinale, che sarà disputata, un altro partitone, tra Michelangelo Agnello e Gaetano Romeo. Ringrazio Mirko Bianchi per l'assistenza alla regia, io vi do appuntamento appunto verso le 16:30 e con questo vi saluto. Ciao ciao!